Buonasera a tutti, mi ripeto, sono emozionata anche perché è la prima volta che svolgo il ruolo di coordinatrice. E molti hanno scommesso sulla mia non capacità, vi voglio smentire. Prima di dare e di salutare i graditi ospiti di questa sera, vorrei giusto dire due cose. Noi siamo qui per l'ennesima volta a parlare di questa spada di Damocle che incombe sulle nostre teste. E noi vogliamo ribadire ancora una volta e ancora con più forza che non permetteremo a nessuno che questa diventi la prossima terra dei fuochi, perché questo è il destino di questo nostro territorio. Io mi rifaccio alle ultime cose accadute 4 giorni fa a Castrovillari. Io sono rimasta veramente sbalordita. Avevo pensato di fare un excursus veloce su quello che è accaduto in questi anni sulla centrale del Mercure, ma lo ritengo fuori luogo, perché a parte che conosciamo tutti la vicenda, chi oggi è passato davanti a quell'eco nostro senza sapere nulla, penso si possa fare un'opinione. Ritorniamo a parlare delle cose serie e di quello che è successo l'altra sera a Castrovillari. Cominciamo a dire le cose e a chiamare le cose col proprio nome. Intorno a questa vicenda, signori, c'è puzza di mafia, c'è puzza di malaffare, c'è puzza di 'ndrangheta, e non lo dice a questa vita che ama e difende il proprio territorio da 10 anni. Queste sono parole emerse con chiarezza dal presidente del parco, il quale più di una volta pubblicamente ha detto: signori, in mezzo a questa gente c'è gente che appartiene alla malavita organizzata. Ha fatto allusioni che le sue minacce, il proiettile che gli è stato ricapitato a casa, è dipenda dall'avvento di questa vicenda, da quando sono arrivati questi signori in questo territorio. E allora qual è il pensiero che la gente deve fare? Che il presidente del parco si sia arreso alla malavita organizzata voltando le spalle ai cittadini che vivono su questo territorio? E poi le dichiarazioni che sono pubbliche, perché sono state pubblicate, di Mannoccio l'altra sera all'interno della comunità del parco. Ha fatto riferimento a gente che là dentro non poteva e non doveva starci, perché ha fatto pressioni sui comuni che ora si beccano le compensazioni grazie alle nostre lotte. Questa gente che è salita sul nostro pullman e chi era l'altra sera a Castrovillari ha toccato con mano che cosa significa la violenza. È salita sul nostro pullman ad intimidirci, e le prime parole che sono state dette da queste persone che hanno interesse a fare affare sulla nostra pelle sono state: noi non parliamo, ammazziamo. E io mi è passato un brivido nella schiena all'interno di quell'aula fortissima, non mi ricordo se questo è il numero, quando questa gente applaudiva i presidenti del parco, della comunità del parco e il nostro presidente. Questa è la realtà. A me è venuta veramente una forma di indignazione, nauseata sì, ma scoraggiata mai, perché a casa nostra solo noi possiamo dettare quelle che sono le linee del nostro modo di vivere, e nessuno, nemmeno il presidente Pittella, che qua sembra che non dobbiamo fare nomi, li dobbiamo fare invece, e li dobbiamo fare a voce alta e senza tenere nessuno che si è rimangiato anche quel minimo sindacale che ci aveva garantito, ossia che non avrebbe fatto nulla finché non ci fosse stata
la sentenza del Consiglio di Stato. Invece questi signori che si sentono forti, ma io voglio ricordare al signor Pittella, padrone presidente lo chiamerei, che lui rappresenta sia no un quarto della Basilicata ed è probabile che gli altri tre quarti si incazzino con questo assente, con questi tempi presenti. Questo è il dato. Forse potrei dire tante altre cose, ma siccome la serata è piena e io veramente voglio ringraziare questa gente e voglio rimarcare una cosa splendida di questo tavolo stasera ed è la cosa che noi predichiamo da anni, che la salute, l'ambiente, la legalità non appartiene alla destra, non appartiene alla sinistra, non appartiene a nessuno, appartiene ad ognuno di noi. E questo tavolo questa sera lo rappresenta, perché noi nel corso di questi anni abbiamo avuto la capacità di affiancarci e di essere affiancati da gente di ogni schieramento politico, ma l'intento è unico e finale, era sempre lo stesso, cioè quello di difendere la nostra terra, la nostra salute, la legalità e i nostri diritti che nessuno può venire a calpestare. Fatta questa breve parentesi. Allora, Antonietta ha detto che questa è la prima volta che lei fa la comunicazione. Se il buongiorno si vede da mattina, noi qui non abbiamo scoperto, abbiamo una vita. Abbiamo il giovane segretario del PD, Luigi Gianello, il sindaco di Gianello Vincenzo Corrado, Antonio Giorgio, Cosimo Lacronico, Grazia Cantonato, il sindaco di Rotonda, questa brevissima gente. Fuori scaletta do la parola, ma